ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Come avrete visto dall'anteprima, nel video di oggi parleremo di una novità in casa Fenty Beauty. Per chi non lo sapesse, si tratta del brand di Rihanna, ma penso che ormai lo sappiano più o meno tutti. Se così non fosse, vi aggiorno un po'. Quindi l'anno scorso più o meno è uscito con questo nuovo fondotinta, che in realtà si tratta di una sorta di tinta che cancella un po' i pori, molto leggera ma coperente al tempo stesso. Che tra parentesi proveremo anche alla fine del video, ma in realtà la novità non è quella, bensì il nuovo Is Drop Lit All Over, All Over Glow Enhancer, cioè un nome un pochino più corto, Rihanna, ce lo potevi dare. Comunque, questo prodotto qui, che esiste in 4 shade, una più rosata, 3 un po' più calde, in particolare una più chiara e 2 più scure. In parole povere si tratta di un prodotto che può essere utilizzato come primer, quindi prima del make up per idratare, preparare la pelle e renderla più luminosa. Può essere miscelato con il fondotinta in modo da donare al fondotinta appunto più idratazione e questa pearlescenza molto molto bella che adesso vi faccio vedere. O terza alternativa, può essere indossato da solo per chi non utilizza il fondotinta e vuole comunque un effetto un po' più di pelle luminosa, idratata, più... non saprei come dire... più sana. Fenty ha trovato questa soluzione. Io ho la seconda colorazione più chiara, quindi quella un po' champagne, che si dovrebbe chiamare Toffee Topaz, ma adesso vi faccio subito vedere lo swatch. Si tratta di questo prodotto qui, che appunto sia utilizzato da solo, dona una luminosità bellissima, ha delle pearlescenze che non so se si riescono a percepire in camera. E come sempre vi ricordo che il brand di Rihanna è vegan, cruelty free, e in particolare questo prodotto nuovo arriva in 36 grammi per la bellezza di 45 euro, ragion per cui non l'ho immediatamente comprato, ma mi sono fatta dare un campioncino da Sephora in modo da vedere anche io come mi trovo effettivamente. Ma andiamo al sodo. Letteralmente la consistenza sembra quella di un ibrido tra un siero e una crema viso, con all'interno queste pearlescenze. Lo vado ad applicare sulla pelle e provo appunto a massaggiarlo come se fosse una crema. Io già al di sotto avevo il mio siero, quindi vado. Essendo un primer, quest'ultimo non darà coprenza, ma appunto serve a preparare la pelle idratandola e rendendola un po' più luminosa, con i pori meno evidenti. Sembra molto idratante, però in maniera leggera, acquosa, non unta. Quindi questo è l'effetto della mia pelle subito dopo averlo applicato. Cosa che notavo anche in negozio appena avevo fatto lo swatch è che inizialmente sembra molto più pearlescente. Una volta uniformato o comunque massaggiato sulla pelle, in quel caso delle mani, adesso del viso, noto semplicemente un effetto idratante. Ditemi voi se notate qualche differenza. Sì, magari è più luminoso, ma non si nota proprio la pearlescenza dorata, ecco. Inoltre ho letto un po' l'incio, sbirciato un po', e dovrebbe essere pure un buon prodotto perché all'interno si trovano ingredienti come acido ialuronico, estratto di fico d'India, buccia di melograno, vitamina E, insomma è abbastanza ricco. Al tatto sento la pelle decisamente più rimpolpata, quindi adesso andremo un po' a verificare se il fondotinta lavora meglio con al di sotto questo primer. Confermo il fatto che può essere utilizzato tranquillamente da solo, perché effettivamente l'effetto è un po' quello di una crema luminosa. Per il momento, sicuramente, approvato come prima impressione, non sono d'accordo che valga 45 euro però. L'avevo in negozio anche confrontato con quello di Charlotte Tilbury e praticamente non c'entra nulla, almeno con il Flawless Filter, totalmente diverso, ma vedevo che c'era anche un altro prodotto di Charlotte Tilbury, sempre sul genere simile, che ci andava invece vicino. Per la prima volta proverò quindi anche questa tinta di Fenty Beauty, in particolare mi sono fatta dare un campione della numero 9. Una cosa che posso notare è che a primo impatto mi sembrava un po' simile nella texture a quello di L'Oreal, per intenderci questo qui. In realtà questo è molto molto più liquido, questo qui sto vedendo che ha una consistenza molto più cremosa,
che, per farvi un po' capire, mi ricorda lo skin tint di Nabla. La colorazione 9 credo sia un pelino troppo per me, ma essendo un po' più abbronzata in corpo, cioè, sul corpo ce la facciamo andare bene. Volevo provare ad applicarlo come faccio con quello di L'Oreal, ovvero con le mani. Ok, di coprire, noto che sta coprendo. Io ultimamente amo questi prodotti così, skin tint, siero fondotinta, crema colorata. Li metti come una crema, ti uniformano lievemente l'incarnato, non aspettatevi chissà che coprenza, e il gioco è fatto. Veloci, duraturi, almeno generalmente quelli che ho provato io, questo lo scopriremo. In realtà comunque la 9 mi sta benissimo, devo dire, come colorazione, pensavo fosse un pelino scura. Sto applicando giusto i residui che mi sono un po' rimasti sulle dita, dove c'è qualche imperfezione. Una volta applicato sto cercando di capire se si setta da solo, ma secondo me, se aspettiamo qualche minutino, si setterà da solo. Devo dire che secondo me anche la combo con il primer, sempre il drop, se così si pronuncia, chi lo sa, secondo me per il momento è il suo perché. Vi dirò, non applico nemmeno il correttore. Con le luci forse non rende tantissimo, ma vi assicuro che dal vivo l'effetto è di pelle perfezionata, come se non avessi su niente, cioè come se avessi appena messo un siero, una crema, non so spiegarvi, bellissimo. Come effetto finale devo dire che è tanto simile con il mio preferito di L'Oreal, ma devo valutare anche come si comporterà nell'arco delle ore. Vado a completare il tutto con blush terra illuminante e, se serve, un pelo di cipria. Effetto mi piace tantissimo anche senza cipria. E io premetto, non l'ho detto all'inizio del video, ho una pelle mista, soprattutto grassa sulla zona T. Per essere una tinta a bassa coprenza, io l'adoro. È bellissimo, non si insinua neanche troppo tra le pieghette sotto l'occhio, per esempio quando sorrido. Tanta roba. La combo, devo ammetterlo, secondo me è molto molto bella, perché il primer ti idrata tanto e ti dà quel velo non pearlescente ma comunque luminoso alla pelle e la prepara al fondotinta. E il fondotinta, per il mio tipo di pelle, bomba, bellissimo, leggerissimo nella texture, non l'ho settato ma io comunque non sento più nulla sulla mia pelle, non rimane fondotinta, a meno tranne quello che ho lavato poco fa dalle mani, ma che si è insinuato un po' adesso all'interno delle unghie, ma dopo le laverò meglio. Avendo appena fatto il compleanno e avendo un buono da Sephora, più comunque ho ricevuto dei regali che posso spendere in trucchi, e quindi, ma io ho un pensierino su questi due prodotti, quindi la novità è il fondotinta Ace Drop, o Ace Drop come si chiama. Ce lo farei, devo essere onesta, per me il voto è un bel 9. Magari cerco di farvi vedere un po' più da vicino. Vedete, per esempio qui ho delle sorta di lentiggini, non so, che escono con il sole e comunque si continuano a vedere. Ma qui dove avevo le imperfezioni devo dire che si sono camuffate abbastanza bene. Chiaramente adesso così super zoomato in qualità HD forse li vedete meglio che dal vivo, però per farvi capire, secondo me è un ottimo prodotto. Vi faccio da vicino di nuovo gli swatch di entrambi, in questo modo magari riuscite a percepire anche le texture. Qui primer nella colorazione Toffee Topaz, dalla texture assolutamente diversa rispetto al fondotinta, come vi dicevo, ibrido tra siero e crema, e qui invece la tinta nella colorazione 9. E vi dirò di più, secondo me miscelati insieme sono anche tanta tanta roba, perché rende il fondotinta ancora più leggero, luminoso, con questo effetto radioso bellissimo. Vedete la differenza? Qui con siero e fondotinta, cioè scusate, primer e fondotinta insieme, qui pelle nuda. Spero che questa breve recensione sia stata di vostro gradimento. Io devo dire che sono rimasta abbastanza entusiasta di questi prodotti. Tra l'altro, se non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per non perdervi altri contenuti. Vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!